Alla fine ha vinto il divertimento, ma anche la voglia di mettere in mostra il lavoro realizzato per partecipare alla gara. Un mix di pura allegria e fantasia che ha inebriato il Carnevale 2017 organizzato a Sapri dalla locale Proloco, insieme a tanti cittadini che si sono uniti all'associazione con l'unica intenzione di dare il proprio contributo per offrire alla città una festa impeccabile. L'obiettivo è stato centrato. I partecipanti alla lunga sfilata sono giunti al traguardo stremati ma divertiti. Il corteo è stato animato dalla simpatia dei protagonisti dei 7 gruppi allegorici in competizione. Tu chiamale se vuoi emoticon, il mondo della musica, i quadri viventi, Dylan Dog, gli spiriti del 1857, Grease e la colazione servita. Un esercito di bambini e adulti che hanno cantato e ballato lungo tutto il percorso. Un'allegra passeggiata iniziata da Piazza San Giovanni, dove il corteo ha fatto rientro dopo aver attraversato strade e piazzette del paese. Lungo il percorso i vari gruppi si sono presentati alla giuria con una propria coreografia. E dando il meglio di sé hanno messo in risalto il lavoro realizzato per l'allegorica gara. Costumi venuti fuori da idee originali e fantastiche. Alla fine è arrivata la classifica. Terzo posto il mondo della musica, secondo Tu chiamale se vuoi emoticons e primo posto ex aequo Dylan Dog e i quadri viventi. Soddisfatta la presidentessa della Proloco, Chiara Vagliano, ci siamo divertiti tutti ed è stato bello vedere mamma e papà mettersi in gioco e divertirsi con i propri figli. Perché alla fine è stato proprio questo triangolo familiare che è venuto chiaramente fuori dal Carnevale Saprese, grazie soprattutto alla partecipazione costante che stanno garantendo negli ultimi anni i genitori delle scuole primarie dei due istituti comprensivi. E quest'anno tra i partecipanti di Santa Croce c'era anche la dirigente scolastica Paola Migaldi e la sua vice Angela Berardi.